Nascerà da Campi Salentina la speranza per tutte le mamme e i papà di bimbi diabetici di vedere il proprio figlio libero da insulina, esami continui e soprattutto dall'ansia di dover interpretare ogni pasto e ogni sintomo come un pericolo. L'IMID di Campi Salentina infatti collaborerà con lo staff della prestigiosissima università americana Harvard per dare vita ad un progetto di ricerca che parte dalle preziosissime cellule staminali. Le cellule staminali hanno la possibilità, hanno la potenzialità di andare a rigenerare delle cellule che a un certo punto non funzionano, non hanno mai funzionato adeguatamente a livello del pancreas. Queste cellule che non funzionano devono essere sostituite con cellule che hanno la potenzialità di rigenerare un tessuto che non ha funzionato. Io vorrei trattare, cioè iniziare la fase di trattamento. Stiamo pensando di aprire un centro di medicina rigenerativa in Slovenia piuttosto che in Romania. L'idea è perché non lo facciamo nel Salento? Cioè aprire un centro di medicina rigenerativa nel Salento, avete tanti ospedali vuoti che stanno chiudendo. E, allora l'idea era di prendere. E Mauro ha detto perché non lo facciamo a Campi Salentina? Dico perché no. La novità era già emersa durante l'appuntamento di TR News Mattina della scorsa settimana, ma inizia a concretizzarsi dopo il vertice tenuto a Bari tra IMID, Harvard, ASL e Regione Puglia. L'assessorato alla sanità cercherà di reperire i fondi necessari per creare sia la struttura che avrà il compito di produrre e purificare le cellule staminali, che un piccolo reparto di medicina rigenerativa per iniettarle. La ricerca infatti consisterà nell'inoculare le cellule staminali prelevate da cordone ombelicale nel piccolo paziente. A quel punto le staminali fungeranno da jolly, rigenerando le cellule producenti insulina. Il tutto già sperimentato in vitro non ha avuto effetti collaterali. I livelli di zucchero nel sangue si sono dimostrati più accettabili rispetto a quelli dei controlli non trattati, dati che suggeriscono come le staminali cordonali possono rallentare la progressione del diabete. Un passaggio però fondamentale è che divenga routinaria la donazione del cordone ombelicale. Una mamma nel momento più bello della sua vita, ossia durante la nascita del suo bambino, può attraverso questo semplice gesto, che è proprio quello della donazione del cordone, accendere una speranza di vita in favore di un'altra vita. Ora Regione e IMID si riaggiorneranno a settembre per concretizzare la speranza di tanti genitori di bimbi diabetici. Si calcola che in Italia al momento ne siano oltre 35.000 e far sì che dal Salento nasca una ricerca di interesse internazionale.